Ciao a tutti e bentornati nel canale Sacramentum. Vedrete un video di collaborazione con chi? Con il THP, il Team Hunter Paranormal. Mi sono ritrovato con Benito Remondi e un nostro amico Salvatore per fare questo documentario in questo luogo, ma nell'evolversi della serata è diventata una vera e propria indagine. Difatti abbiamo utilizzato un'applicazione, l'Ecovox. Perché abbiamo usato Ecovox? Perché con noi non avevamo altri strumenti. Solitamente il THP, di cui anch'io ne faccio parte, utilizziamo lo Spirit Box, il registratore classico, ma quella sera, non avendo nulla, abbiamo detto proviamo a utilizzare questa applicazione. Che dire, una serata è successo di tutto e di Allora, più. vabbè, noi oggi siamo due componenti del THP. Io sono Ben, il fondatore, e qui c'è Nicolò. Vieni, così siamo Ciao a i due tutti. componenti. E un saluto a tutti gli altri che sono a Roma. E oggi non ci troviamo in veste di ricercatori del paranormale, ma bensì proprio di ricercatori esterni, Il mistero di un proprio, mistero sì, particolare. infatti, Ci troviamo a Montevecchia. giustissimo. Quindi sappiamo che qui c'è il mistero di queste tre Le tre piramidi. piramidi, delle tre piramidi. Sappiamo che ci è andato anche Giacobbo de Voyager a fare, insomma, un sopralluogo, controllare che c'è una leggenda particolare. Si può parlare anche di postazioni aliene, si può parlare soprattutto forse un tempio, forse dove i Sì, Celti dove facevano dei c'erano rituali, delle cose. rituali, Quindi noi infatti. adesso che cosa stiamo facendo? Ci stiamo dirigendo alla piramide del cipresso, viene chiamata così? E quindi noi andiamo lì perché c'è stato detto anche da due signori che purtroppo non hanno voluto Sarebbe farsi stato bello riprendere, un'intervista anche con però loro. cercheremo di trovare qualcuno che possa Immagino. illuminarci sul tutto, dove c'è una pietra particolare dove ci si ricarica di energia. E poi ci hanno detto addirittura di abbracciare il cipresso per prendere L'energia l'energia. Quindi adesso dal noi andremo cipresso. insieme, seguendo questo sentiero, ora che è giorno, e poi verremo di notte. Ok? Seguiteci. A dopo. Stiamo salendo sulla punta della piramide del cipresso. Vedete bene, ci sono dei scalini che sono antichi, dove, come vedete bene, ci sono i cipressi. E questo cipresso sembra quello più antico, quello dove ci è stato detto di poterlo abbracciare per ricevere l'energia. La particolarità di questo posto è anche la presenza di questa pietra, che a seconda dei locali è stata posta qui dai Celti. Ma quello che ci è stato detto è di chiudere gli occhi, di premere le mani sulla pietra e ricevere l'energia. Vi posso assicurare che il posto è bello, è particolare. Noi siamo sulla punta, sarebbe da vederlo da sotto, perché questa è la piramide più grande. Lì c'è il sentiero per seguire la seconda piramide e la terza piramide. In pochi sanno realmente dove è posizionata, ma la particolarità di questo posto è che corrisponde perfettamente con le tre piramidi presenti in Bosnia. Quindi questa è una cosa importante. Abbiamo notato che le persone che abbiamo chiesto danno peso relativamente a questa, non la voglio chiamare leggenda perché comunque è un posto realmente suggestivo, non sappiamo realmente, è il mistero, è proprio un mistero. Oggi siamo in veste di ricercatori del mistero. E ho notato, Nicolò è dietro che riprende tutto perfettamente, la presenza di farfalle, ma di farfalle che volano insieme, di farfalle che ti si posano. Quindi c'è una pace, vero Nicolò? Una pace particolare. Guarda, basta inquadrare e rendersi conto dove siamo. Posto carico di energia, lo si percepisce proprio. Noi questa sera verremo al buio, come fa di solito il THP,
ma non per cercare, qui non si parla di presenza, addirittura si è parlato di alieni, si è parlato di energie particolari. Forse quello che ho potuto notare, perché noi ricordiamo sempre che cerchiamo anche di investigare, di capire i posti dove andiamo, non è che prendiamo una cartina, andiamo lì e ci posizioniamo. La presenza di orbs, la presenza addirittura di fuochi fatui, quindi vedremo stanotte quello che troveremo in questo, posso ripeterlo, splendido e suggestivo luogo. C'è anche un temporale che dà la sua atmosfera. È la prima volta che facciamo forse un'indagine all'esterno con il temporale e stasera abbiamo un caro amico, puoi inquadrarlo, Salvatore. Ciao a tutti. Quindi un ospite d'eccezione, fa pure rima con Salvatore e siamo pronti per andare nel luogo che il di giorno Nicolò dava una sua energia, un'atmosfera particolare. Di notte sicuramente sarà una cosa più particolare. Sembra di aver fatto un salto nel tempo. Immaginate quando i Celti venivano nelle notti d'estate o d'inverno per i propri rituali qui. È una cosa meravigliosa. Che si vive, le emozioni che ci sono qui adesso, questo che sì, oggi era carico di energia, ma adesso è differente. Noi adesso che cosa faremo? Utilizzeremo un oggetto particolare, non abbiamo il cosmos, non abbiamo il questa volta. Posso chiedervi se diamo fastidio? Sì, ha detto di sì. Dobbiamo andare via? Mamma mia, qua c'è il diluvio universale. Mamma mia, pazzesco. Quindi possiamo andare? Via? Via. Ma quello che abbiamo ripreso prima con la termocamera, era qualcuno che ci sta osservando? Eri tu? Di là. Adesso andiamo. Andiamo via. Dobbiamo andare via. Ma la particolarità che hai notato anche tu prima, Salvatore, sulla termocamera. Sulla termocamera che se non vediamo bene perché anomalmente le batterie si sono scaricate. Aspetta, faccio luce di colore. Della telecamera. Intanto anche riprende, quindi siamo senza batteria la telecamera che era carica, praticamente succhiata. Si è mangiato tutta l'energia. Si è mangiato tutto quello che avevamo qui a disposizione, compresa anche la batteria di riserva. E abbiamo notato verso la parte bassa, che adesso qui non si nota bene, che non era una pianta. Aspetta, che in quella direzione. In quella direzione. Della punta del cipresso. Che non era il cipresso? No, no, per far capire ai nostri amici che era in quella direzione. Si vede la mia mano, il mio dito. C'era come qualcosa poggiato all'albero che guardava noi. Sì. Io ho la foto della telecamera, poi comunque la metteremo. Chiesto chi ci guardava. Io per questo ho chiesto questo, perché
A parte la temperatura, cioè il diluvio che sta facendo, che vedete sto con l'ombrello, ma dovremo analizzare quello che praticamente si è riscontrato dall'Ecovox, che sembravano due o tre voci di cui a un certo punto ho sentito proprio andate via, però non è che andiamo via per paura perché siamo tranquilli, ripeto, non lo so quello che posso aver preso con la termocamera, la vedremo, però sembra qualcuno poi di calore, quindi come se fossimo noi, che stava vicino a quella pianta e che ci osservava. E fuori registrazione, che poi purtroppo abbiamo notato anche che la telecamera si è impallata, nel momento che ho detto venite vicino alla termocamera, toccatela, si è impallata. Purtroppo non abbiamo potuto avere modo di poter registrare perché è Filmare. tutto bloccato, vedete, Si è scaricato si è scaricato tutto. E nel momento in cui eravamo all'inizio lì, e ci sono stati dei flash forti, questo diciamo, chiamiamolo frontone, come si dice da me a Roma, che ha dato dei flash, che non sono i lampi, perché i lampi, come vedete, fa flash su, non giù. Quindi, che dire, noi adesso abbiamo terminato, è un po' che siamo qui, poi monteremo tutto quanto, però rimane il fatto che comunque non ci aspettavamo di trovare forse presenze qui o questo tipo di energia, però ha scaricato il tutto. Analizzeremo poi l'Ecovox e quello che ci è stato detto. Quindi un telefonino, quindi una cosa mai capitata da quando facciamo l'indagine, l'abbiamo fatta in Trentina, di essere rimasti con un telefonino a poter prendere la chiusura. Vabbè, lo puoi dire perché ce l'ho anch'io, quindi. Ma no, c'è Salvatore che ci sta riprendendo, che è l'ospite, che ha notato che è la prima volta che lui viene con noi, che parte, va tutto in stand-by. E vorrei prendere un attimo il telefono e riprendere un attimo Salvatore per chiudere. Salvatore, sensazioni di quello che hai vissuto in queste ore che siamo stati qui? Forte sensazione, sono senza parole, credetemi. Dall'immagine della termocamera, come vi faranno vedere Nicolò e Benny, dal blocco della termocamera improvvisa che purtroppo non siamo riusciti a riprendere, e da quei fasci di luce che sono partiti all'improvviso quando avevamo le mani poggiate, ricordo il momento, Sopra la pietra. sull'altare. Io, se vedete, a un certo punto ho alzato la faccia perché sono partiti dei flash improvvisi Da lì. da dietro Benny, in pratica, perché lui era di spalle, quindi non poteva vedere. Ma tutto verrà analizzato poi nel E montaggio. rimane il fatto che comunque è un posto che oggi di giorno era molto Sì, tranquillo. sì, a Cambia. parte che era tranquillo, poi dalle risposte che abbiamo avuto Sì. dall'Ecovox, Ma scappate via, mi è sembrato Scappate proprio. via, andate via più Scappate, volte. andate via. Siamo in disturbo, sì. Non Ma comunque abbiamo. noi veniamo sempre con Cerchiamo rispetto, non sempre abbiamo con sempre detto. rispetto in questi posti. E questo è l'altare che effettivamente Io ringrazio il dà rispetto. THP, ringrazio Benny e ringrazio Nicolò. E Grazie salutiamo tutti i a te. componenti che sono a Roma, insomma, noi siamo Montelanico, componente di Colleferro, componente di Torrice, e noi tre componenti di Montelanico, insomma, salutiamo tutti e abbandoniamo la location perché comunque non abbiamo più avuto riscontro da altre cose e Sì, comunque non certo. abbiamo più batteria. E come vedo anche il telefono. Sentito? Giuriamo che andiamo via. No, andiamo via, tranquilli, però ho sentito dei passi proprio qui. È un posto mistico, particolare. Molto.